Bentornati, bentornati, bentornati sul canale. Giornate di mercato, giornate di mercato. Ci sono alcune novità, soprattutto sull'asse Milano-Genova con spruzzate di Firenze, perché sappiamo, insomma, c'è questo doppio filo che passa tra Firenze e Milano per quanto riguarda chiaramente Gudmundsson, ma non solo, perché c'è la situazione Arnautovic. Nel frattempo, però, vi devo le parole di Andres Blasquez, il CEO, come dicono quelli proprio puntuali del Genoa, che ha parlato a Tutto Sport. Allora, che cosa ha detto? Ribadendo alcune dichiarazioni che già aveva in qualche modo sottolineato nei giorni scorsi. Abbiamo fatto un investimento prevedendo la possibile partenza di uno degli attaccanti. Abbiamo preso Vitinha, un investimento da 27 milioni, e a gennaio avevamo già preso Ankeye come colpo in prospettiva. Peccato solo che non sarà disponibile in queste 2 settimane, sia un problema, infatti non giocherà con l'Inter. Su Gudmundsson, per Albert ci sono offerte, ma nessuna soddisfa la nostra aspettativa. Io lo capisco, capisco la sua spinta a partire nel momento migliore della carriera, ma per noi la cosa più importante è il Genoa. Finché non abbiamo in mano una soluzione che ci fa stare tranquilli, allo stesso o a un miglior livello dell'anno scorso, non possiamo far partire Albert, e a oggi non partirà. L'Inter: non abbiamo mai avuto un'offerta formale, attenzione alle parole, formale dell'Inter. È un giocatore su cui c'è l'interesse di tante squadre. Finora ha fatto una proposta alla Fiorentina, ma non l'abbiamo ritenuta accettabile. L'Inter credo sia interessata, ma oggi non ci ha mandato alcuna offerta. Se le offerte, continua Blasquez, non ci convincono e non c'è un sostituto all'altezza, quindi due fattori, offerta congrua e sostituto, resteremo al 100% con Gudmundsson. Siamo contenti di tenerlo e anche lui non sarebbe così dispiaciuto. Ora c'è un po' di nervosismo perché dopo la partenza di Retegui sono arrivate queste voci sui giornali della possibile partenza anche di Gudmundsson, ma ribadisco che non siamo mai stati vicini alla sua cessione. Ora Albert ha un problema muscolare, non credo che sarà disponibile contro l'Inter, ma non appena recupererà tornerà a disposizione. Chiaramente sono dichiarazioni comprensibili, logiche, quasi fisiologiche da parte di un dirigente del Genoa. La situazione la conosciamo tutti, Gudmundsson vuole l'Inter e mi sembra anche naturale. Le offerte faraoniche attese dal Genoa non sono mai arrivate. È arrivata un'offerta della Fiorentina, Gudmundsson ha preso tempo, il Genoa ha preso tempo, poi è arrivata la questione Atalanta con Retegui e tutto si è un po' complicato. Ci sono diversi nomi per il Genoa a livello di prima punta: Nasti, Pinamonti, stanno per chiudere, almeno secondo quello che si dice, per Fabio Silva del Wolverhampton. E diciamo, si è un po' divisi nella narrazione mercato Genoa. C'è chi dice che vogliano solo e soltanto giocatori giovani perché per una questione proprio di diktat della proprietà, altri invece sposano la volontà di Alberto Gilardino di andare a recuperare una punta più matura, diciamo così. E da qui alcuni parlano dell'interessamento del Genoa appunto per Mark Arnautovic. Quello che vi dicevo io, oggi ne troviamo traccia della scadenza al 2025 di Arnautovic, e quindi potrebbe andare via solo a titolo definitivo, oppure un in prestito qualora l'Inter rinnovasse di un anno, no, il cosiddetto rinnovo tattico. È chiaro che Arnautovic per andare al Genoa dovrebbe fare un grosso passo a livello di ingaggio, oppure l'Inter dovrebbe partecipare in qualche modo all'ingaggio dell'Austria, ma lì a quel punto, cioè, se devo partecipare, poi bisogna capire a quanto, se è il 20% discorso del 70%, a quel punto te lo tieni, secondo me, insomma, cioè, piuttosto che andare a prestarlo in giro a zero e non facendo un rinnovo che ti mette nella stessa condizione per il prossimo anno e pagare quell'ingaggio. Quindi è tutta una questione molto molto complicata, però dalle ultime appunto Gilardino
gradirebbe Arnautovic, anzi starebbe spingendo per Arnautovic come attaccante. Dall'altra parte c'è Gudmundsson che chiaramente tra Inter e Fiorentina preferirebbe l'Inter, non me ne vogliono i tifosi viola, ma è chiaro che lo status è differente, soprattutto a oggi, perché ci sono stati anni in cui la Fiorentina, nemmeno troppi anni fa, era superiore all'Inter sia come aspettative di stagione sia come rosa. Parliamo di 10 anni fa, parliamo di 60 anni fa. Oggi non è così, per fortuna, da tifoso dell'Inter. Nel frattempo c'è la questione di Dybala. Quindi, vabbè, ma Dybala, che c'è una Dybala? Dybala io lo tengo sempre lì perché è un profilo che può interessare. Da quello che si è capito, e dalle parole di De Rossi, insomma, già era piuttosto chiaro, la Roma, se può piazzarlo, lo piazza. Dybala non vorrebbe andare in Arabia, non sono arrivate queste offerte faraoniche. La Roma non è che lo stia mettendo alla porta, ma diciamo che gradirebbe un'uscita di Dybala per questioni economiche, che è un po' il problema di tutti, perché per carità noi ci fossilizziamo e ci focalizziamo molto su Arnautovic, Correa, Satriano e compagnia, ma se diamo un po' uno sguardo insieme vediamo che la Juve dà 4 milioni a Szczęsny per la buonuscita. Risoluzione consensuale, sì, ma buonuscita da 4 milioni, questo leggevo poco fa. E ancora 8 7-8 esuberi belli, belli interessanti la Juve. Lo stesso Milan che pian piano sta aggiungendo, ha ancora alcuni ruoli un po' indefiniti. La Roma con Dybala, il Napoli ha un elefante in cristalleria che è Osimhen. Insomma, poi Kyustry è tornato dietro. È un po' generalizzata, sia in entrata che in uscita, la difficoltà sul mercato. Quindi io Dybala comunque lo tengo lì. In chiusura c'è un attacco nemmeno troppo velato di Gasperini alla Juventus per quanto riguarda il caso, perché in questa situazione bisogna davvero parlare di caso Koopmeiners. Che è successo? È successo che Gasperini ha parlato ieri alla vigilia della Supercoppa Europea stasera con il Real Madrid e ha detto: mi dispiace per il ragazzo che è la vittima di questa situazione, è stato privato della possibilità di giocare questa partita, cioè appunto la Supercoppa con Real Madrid. Mi dispiace non averlo convinto a restare fuori da certe beghe di mercato. Non so se sia recuperabile, questo è un argomento che riguarda la società. Io l'avevo anche avvisato, non sono riuscito a convincerlo. È stato fatto un qualcosa per danneggiare il più possibile l'Atalanta. È stato fatto chiaramente parte, secondo me, dell'entourage di Koopmeiners, e Koopmeiners pure, perché se tu mandi il certificato medico per non giocare una Supercoppa europea che ti sei pure guadagnato, insomma, veramente quello dovrebbe essere il non plus ultra per un giocatore, no? Cioè questo tipo di partite. E non so se ricapiterà mai a Koopmeiners un palcoscenico del genere, anche andando alla Juventus. Insomma, quando è che ha giocato la Juventus l'ultima Supercoppa europea? Col Paris Saint-Germain 30 anni fa? Quasi 30 anni fa? Voglio dire, 90, 96-97? Quasi 30 anni fa. Quindi, però evidentemente ci sono delle dinamiche che vanno al di là. Gasperini parla di strategia che ha danneggiato pesantemente l'Atalanta. È chiaro che è un giocatore sotto contratto, quindi l'Atalanta ha tutto il diritto di chiedere la cifra che più ritiene opportuna. L'Atalanta, peraltro, è una di quelle società che quando chiedono una cifra, vi ricordate di Zapata? Poi ripensarsi adesso fa un po' sorridere, ma su Zapata l'Inter c'era, ma l'Atalanta continua a chiedere cifre intorno ai 30 milioni. E ripeto, oggi Zapata è al Torino, sta un po' vivacchiando, non è più Zapata di qualche tempo fa. Pensate se l'Inter, con l'onda, no, del post Lukaku, quello che si avvicina di più è Zapata, fosse andato a spendere quelle cifre. Però l'Atalanta legittimamente chiede quello che vuole, 60 milioni erano, 60 milioni sono, pare che la Juve sia arrivata a 55, pare, perché insomma sono tanti milioncini. Le parole di Gasperini sono belle nette, e questo per andare a fornirvi proprio un prospetto generale di quello che è oggi il mercato in Serie A, veramente
veramente, veramente complicato e la situazione è questa. Quindi teniamo aperto il file Goodmundson, io l'ho riaperto in chiave Inter anche il file Dybala, che non si sa mai. È chiaro che più passa il tempo e più si creano questi attriti, Correa, Arnautovic, Dybala, Goodmundson, la Fiorentina che con Nico Gonzalez lo blinda, non lo blinda, che cosa fa? Si tiene lui, va su Goodmundson. Stiamo entrando nei giorni caldi, io vi ricordo solo che nel frattempo, fra 3 giorni, inizia il campionato, così en passant, eh? Saluto.